Ma stamattina, no, sento ancora gli applausi del programma di Sergio, perciò abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo. No, Sergio è un programma che fa tanto ascolto. Come fa tanto ascolto, così ci vuole tanto tempo pure per farlo sorgiare. Carissimi ascoltatori, benvenuti, ben trovati tutti quanti. Ne so che ne siete tantissimi in tutto. Le parti del mondo stamattina ci ascoltano, Francesco. E ci possono vedere su tutte le piattaforme. Francesco, ma la barba non te l'hai fatta? Oggi no. Mannaggia, per seguire Sanremo. Mi vado a dormire alle 2, mi sveglio presto per venire in radio. L'ho messo sotto le direttrature questo ragazzo, Francesco Pisanti, che veramente, grazie per quello che stai facendo, Francesco. Grazie a voi, Carlo. Per l'opportunità. Ti stai divertendo, di la verità, a me interessa, se uno viene qua si diverte. Sì, quella è la cosa principale, divertirsi. Esatto, bravo. Stare bene. Senti, ma hai seguito Sanremo, quindi ci fai qualche po' di pulpori su questo Sanremo, veloce, la chicca. Senti, faccio la domanda, secondo te chi è che vince Sanremo? Allora, forse è Marmeta, molto portato secondo me. La canzone è bella, lui è bravo, però forse al di sotto di qualche altro cantante, tipo Willy e Peyote, a me la canzone piace molto di più. Oppure anche lo Stato Sociale, con Combat Pop, a me la canzone, tra l'altro è la più divertente di questa edizione. Ma la canzone che sarà più gettonata da noi, secondo te quale sarà? Quella lì? Perché poi sono le radio che decidono poi forse il vero vincitore. Forse Combat Pop dello Stato Sociale, molto ritmata, divertente. Mentre Marica, buongiorno, benvenuto di nuovo. Grazie per l'invito. Ascoltatore, Marica la dobbiamo sfruttare al massimo stamattina, perché ha un grosso impegno verso le 11:00 e qualche cosa, quindi ci lascerà, quindi approfittiamo a farla cantare subito, ma però stavi dicendo che tu... Secondo me la canzone di Fedez con Francesca Michelin sarà molto ascoltata, infatti tipo su YouTube ho visto già raggiunto tipo 2 milioni di visualizzazioni. Vabbè, non sempre chi vince Sanremo poi anche avrà successo in radio. Ma infatti questo lo dicevo io. A me ieri sera, che io, per dirvi la verità, lo confesso, lo vedo così superficialmente, guardo le canzoni, le vedo un po' come mi interessano, poi mi metto a chattare e vi dicendo, ieri qui abbiamo fatto una trasmissione bellissima con Lucia Grimaldi, abbiamo parlato del Villaggio dei Ragazzi, di questa nuova scuola che sta nascendo, e un professore preside, l'amico Claudio Pedrone, dice: Carlo, ma secondo te chi vincerà Sanremo? Diceva, Max. Chi è questo Max? Max Gazzè, bravo. Infatti non tutti, però io ho visto le quotazioni, perché io guardo un po' anche le quotazioni, quelli là che fanno questi signori che giocano in borsa, qua. E Max viene valutato pochissimo. E chi viene valutato pochissimo viene pagato tantissimo. Quindi può essere che man mano poi le cose cambiano, perché comunque devono creare lo scoop, che questo Sanremo, secondo me, quest'anno verrà facilmente dimenticato, oppure si sforzano sullo scoop. Però sui social è il suo seguito, molto seguito sui social. Forse di meno in TV, di più sui social, con i commenti post serata. Fortunatamente, ma ora entriamo nel vivo della trasmissione. Voglio dire che stamattina faremo dei collegamenti, spero che vada tutto bene, anzi voglio ringraziare, un saluto particolare a Morena che oggi si riposa con sul bel pancione, che bella. È arrivato un altro signore che il pancione non ce l'ha, ma comunque è un grande Antonio Sferragatta, che ci fa volare, come dice Lucia, nel web. Nel web noi stamattina abbiamo tanti collegamenti. Io vorrei iniziare, se me lo consentite, perché scusate, me lo posso permettere? Tu me lo permetti, Marica? Certo. Io ho un carissimo amico, carissimi ascoltatori, che da una vita che collaboro con questa radio, però per questione di lavoro si trova a tanti chilometri, e da qui si trova a Busto Arsizio, si dice così, Busto Arsizio. Molti già hanno capito chi è, però per chi non lo sa, vi parlo di Michele Schioppa, che è un giovane carissimo giornalista, è molto molto preparato, che da anni fa radio, 20-30 anni, e però lui gli piace scrivere, ed è così bravo che riesce ad anticipare le notizie prima che escono.
infatti ha fatto un articolo e io lo voglio ringraziare pubblicamente sulla nostra trasmissione, stando da busto arsizio, avendo solo poche notizie, e via ha fatto questo qua che già c'ha migliaia di persone che l'hanno letto. Michele, carissimo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Radio Video Spettatori, come va? Come stai? Come stai, Michele? Bene, mi hai dato l'opportunità questa mattina di fare un po' di pausa dallo studio e quindi mi fa piacere stare con tutti quanti voi, con chi ci sta seguendo. Tantissime persone, Michele, ti posso assicurare. Tu stamattina avrai il bellissimo compito, no? Di presentare, questo è un esperimento che voglio fare io per la prima volta come radio, questa radio che trasmette anche in video, delle persone che stanno lontano da te. Allora, io, da chi vogliamo iniziare? Come presentazione? Allora, io inizierei da chi è più vicino alla radio fisicamente parlando, quindi partirei da Ferdinando Ghirelli, che anche a livello di anzianità intesa come professionalità è quello che ci batte tutti in questo momento, per cui diamo anche onore a questo aspetto. È una cosa che farei volentieri a me, comunque. Infatti hai parlato di anzianità professionale, quindi al di là di quella fisica che purtroppo forse solo il caro amico Carlo ci batte per pochino, ma per il resto, anche perché lui io sarà storicamente... vai Michele, vai. Bene, passiamo poi sempre per territorialità a Tony Cortese, al DJ Tony Cortese, che è nel Laziale in questo momento e quindi ci sta seguendo e ci parlerà da lì, e per ultimo Martin Donacca, che è un pochino più lontano, è giusto in Brasile, di qualche centimetro, un pochino più lontano dal Brasile, e probabilmente rischia di sentirci con qualche secondo di differita. Ci senti, Martino? Buon dia a tutto il mondo, hola. Forse è meglio l'italiano. Buongiorno a tutti. Vai Michele, divertiti, vai. Ok, allora io ripartirei da Ferdinando Ghirelli. Tra le altre cose, il primo e il terzo che ho citato hanno un personaggio quasi in comune nel corso della propria esperienza, che è mia sorella. Ma partendo da Ghirelli, casertano di nascita, e dopo un momento lombardo di residenza ritornato a casa, vorrei che ci raccontasse come in breve è partita questa tua esperienza con la chitarra e poi col mandolino e così via, dall'approccio dei tredicenni e quindi via ai grandi artisti con cui ha avuto modo di relazionarsi, ma soprattutto alle band, ai gruppi di cui ha fatto parte, che è stato fondatore, non so, penso all'Antonio Malebre Operaio, piuttosto che alla partecipazione al Teatro Popolare Casertano, alla Campania Felix, al Quartetto di Jazz Casertano. Quindi una volata così pindarica su quella che è la formazione, gli artisti e quello che ha voluto lasciare come eredità, sempre inteso professionalmente parlando, al di là dell'età anagrafica, alle giovani generazioni che si approcciano al mondo musicale. Come tu hai già ben detto, io per motivi anagrafici vengo dagli anni 70, quindi ho vissuto un po' l'esperienza musicale degli anni 70. Una grande esperienza, devo dire, perché a quell'epoca, diciamo, si faceva cultura in maniera un po' diversa da adesso. E nel corso degli anni, ovviamente, ho seguito un po', diciamo, tutto il percorso musicale, diciamo, nostrano, casertano soprattutto, e quindi ho vissuto un po' tutte le esperienze musicali e teatrali di questa città, diciamo, nel senso che ho partecipato a varie iniziative. E in tutti questi anni, diciamo, si è avuto, diciamo, una grande evoluzione da un punto di vista mediatico, nel senso che adesso, con le strutture di adesso, ci sono molte più possibilità rispetto al passato, ovviamente. Però secondo me, a livello qualitativo, non è che la situazione sia migliorata, anzi, per certi versi, purtroppo, secondo me, è peggiorata rispetto, diciamo, agli ultimi 40 anni. Questo è quello che io ho vissuto personalmente. Ovviamente è una mia impressione,
propriamente. Non è che io pretendo di avere la verità assoluta, però dalla mia esperienza è venuto fuori questo, diciamo, questo responso, questo risultato. E quindi, diciamo, il mio percorso musicale riflette un po', diciamo, quelle che sono tutte le vicende, diciamo, degli ultimi 40 anni, purtroppo, devo dire. E l'ultima esperienza significativa è stata con Mesoledo, con Fausto Mesoledo, con il quale ho inciso un paio di dischi, ho fatto parte della sua band, del suo, diciamo, progetto personale, ho fatto dei concerti con lui, diciamo, e quindi ho partecipato alla sua attività, l'ultima propria attività artistica, prima che lui purtroppo ci lasciasse, e in un vuoto immenso, secondo me, perché la figura di Fausto Mesoledo per me è stata una figura importantissima da un punto di vista culturale e musicale. Mi grande qua. Fausto, bene, bene, grande, sì, sì. Fausto, che quando è venuto a mancare, noi stavamo in diretta, stavamo in programma pomeridiano, all'improvviso uscì questa notizia della sua dipartita e intervenne l'amico Gigi Pascarella, il maestro Pascarella, che aveva suonato, che non sapeva di questa notizia e ci fece rabbrividire veramente. Ci ha lasciato molto presto, Ferdinando. Certamente, io ero, oltre ad essere un suo musicista, ero anche un suo amico, ma soprattutto era un suo ammiratore. Io lo ammiravo, io lo amavo quell'uomo, perché era, oltre ad essere un musicista, era un filosofo, e quindi, diciamo, ha lasciato veramente un vuoto culturale a Caserta, perché era un punto di riferimento anche per altri musicisti, era un esempio. Ferdinando, toglimi una curiosità, ma Fausto partecipò pure a Sanremo, vero? Fausto ha partecipato più di una volta. Carlo, non mi rubare le domande. Il mio mestiere è quello di rubare le domande. Vai. A questo punto mi piacerebbe, vista questo iniziale contributo da Ferdinando, su cui poi ritorniamo, sentire anche Tony Cortese, che visto che appartiene alla classe 77, che in questo momento è ben rappresentata qui ed è una classe di ferro, come invece ha vissuto l'ultimo ventennio pieno, più che trentennio, questa evoluzione in campo musicale e soprattutto in ambito radiofonico e del mondo delle discoteche, considerando la partecipazione e l'impegno. Michele, devo entrare a gamba tesa su Tony Cortese. Tony Cortese deve partire dalla iniziato della nostra radio, lo so. Tony Cortese, Angelo Gusano e tanti altri amici hanno iniziato e hanno consentito a questa radio di essere prossima allo spegnimento delle 50 candeline, su cui magari organizzeremo un bello special, così come abbiamo fatto per i 40 anni. Non ti preoccupare. Bravo. Comunque è la seconda domanda che mi rubi. Andiamo avanti. Allora, Antonio. Ciao Michele, è un immenso piacere rivederti, veramente immenso, tu sai. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Nero The Network e buongiorno alla radio che veramente mi ha dato i natali musicali, quindi la vecchia Radio Maddaloni e poi la New Red Network, che mi ha aperto il mondo verso la musica, verso il DJing, e che ancora tutt'oggi mi prende parecchio. Ok, andando al dettaglio della domanda, evoluzione musicale dell'ultimo ventennio. E noi come classe di ferro del 1977 possiamo dire che abbiamo seguito molto l'evoluzione musicale, però devo ammettere, questo per l'orgoglio di Ferdinando in particolare, che siamo stati pure molto svegli ad andare a studiare i nostri predecessori, i nostri papà, per capire da dove venivamo, perché sennò non potevamo avere uno scenario completo per capire dove si poteva andare e come sfruttare al meglio quello che i nostri papà avevano fatto. In questo caso Ferdinando, appunto, per la sua presenza stamattina qui con noi su New Radio Network. Quindi l'evoluzione musicale è tanta ed è importante, però soprattutto nella musica dance, che è quella che poi è il mio pane quotidiano, siamo rimasti molto legati a quelle che sono le sonorità espresse dai primi anni 70 fino ad oggi. Non a caso proprio stamattina lavoravo sui nuovi dischi in arrivo,
che ogni sabato mattina mi diletto appunto ad ascoltare i dischi che variano da tutte le etichette in giro per il mondo. Ovviamente parliamo di musica dance, prettamente dance, e non ti nego che un buon 20%, 30% di produzioni dance attuali uscite nell'ultima settimana hanno grosse influenze dagli anni 70 agli anni 80, passando anche per gli anni 90. Quindi, diciamo, grazie alle classi che ci hanno preceduto e per il loro bagaglio culturale che ci hanno trasmesso. Grazie a voi siamo quello che siamo oggi in ambito musicale e ci fate vivere di musica. A che siamo arrivati oggi? Tony Cortese, per chi non lo sa, è un ragazzo nato a Maddaloni e oggi si trova a Mezzana. Alla Starza. Vicino al liceo scientifico. Mino Cortese. Radioascoltatori, questo è il New Radio Network. Però Michele, io ti rubo un poco perché il tempo per me è sempre tiranno, io guardo sempre l'orologio e guardo chi sta seduto vicino a me. C'è la bellissima Marica che diceva: Carlo, io però devo andare via, c'ho un altro impegno. E Marica stamattina è venuta qua per farci di nuovo ascoltare la sua bella voce. È una ragazza che promette tantissimo. Ma io poco fa ho conosciuto la mamma e dicevo: la mamma, signor, mi raccomando, fatela studiare. Sempre. Fatela studiare, perché questa parola dello studio, dovete sapere, e mi rivolgo a Tony Cortese, quando facevano un programma qui sopra che si chiamava Mix Sirius, venne una signora con un giovanotto che aveva 14-15 anni. Questo giovanotto era Joseph Capriati. Joseph. Dillo in inglese, non so, cioè, si chiama Giuseppa. Giuseppe Capriati. Peppe Capriati, meglio di sì. E questo ragazzo tutto di grazie, grandi applausi. Questo ragazzo tutto timido così dice: io voglio fare il DJ. Allora ci stava un altro ragazzo che li seguiva, stava Max Bile, te lo ricordi, Tony? Sì, certo che sì. Il quale disse così: voglio tu caso studio prima, cioè, si rivolse vicino alla mamma, dice: tu, cioè, no, studia, non ti preoccupare, se porti dei buoni voti ti facciamo fare il programma. Vabbè, comunque tu stai studiando, c'è una maestra che ti segue. Quindi piano piano. Qual è il pezzo che ci vuoi fare ascoltare? Allora, stamattina farò ascoltare Amore Unico, Amore di Mina. Quindi sempre Mina. Mamma mia, voi carissimi, voi che state lontano, ascoltate sta ragazza, poi voglio un vostro giudizio, Tutto dal vivo, Come non più parole inizi tu, dove comincio a stare bene, dove mi sembra di volare e non tornare giù. Amore in tutti quanti i sensi, amore mio, amore figlio di altri tempi, amo dal cuore che si commuove, amore, amore, amore mio. Non so quant'è che io ti cerco e neanche so se ti ho incontrato, perché è difficile capirlo quando qualcuno è innamorato. Amore senza fine, amore inutile, così bugiardo e così vero. Amore senza una ragione, senza via d'uscita, impossibile, madre padrone della nostra vita. Amore vento nelle mani, amore di parole al vento, che aspetti a stringermi tra le tue braccia. Amore mio, thank you.
comincio a stare bene, dove mi sembra di volare e non tornare giù. Ti avevo già e ti avevo perso, ti ho maledetto e ti ho sognato. Ho alzato i pugni contro il cielo, però ti ho sempre perdonato. Amore ad ogni posto, amore inutile, ma dillo ancora che ci credo. Amore senza una ragione, senza via d'uscita, impossibile, padre padrone della nostra vita. Amore vento nelle mani, amore di parole al vento. Amore unico, unico amore. Bravo, bravo. E no, fanno gli applausi da lontano, guarda, guarda. Senti, Michele, vai con Nac, vai, un giudizio anche da prima di, prima di passare a Nac, volevo dire una cosa. Innanzitutto complimenti a Marika. Mina, per chi non lo sapesse, nasce il 25 giugno del 40 qui a Busto Arsizio e era fan di Giulietta Sacco. Mario Mero l'ha ricordato più volte durante qualche concerto che andando da Mina trovava i dischi di Giulietta Sacco e la stessa Mina le confermava che la musica napoletana amava ascoltarla da Giulietta Sacco. Poi dopo su questo discorso dei dischi della musica napoletana ci ritorneremo, ma intanto era importante dire questa cosa. E parlando di artisti internazionali arriviamo oltre l'oceano e quindi andiamo da Martino Nac, che ha avuto la sventura per diversi anni di essere il mio compagno di banco, tra le altre cose, durante gli anni superiori, quindi mi ha sopportato abbastanza. Con Martino, grande piacere. È legato alla sua terra, quindi a Macerata della Campania, e Bottari, che li promuove in lungo e largo con i post, anche perché sono una realtà viva, una delle realtà tradizionali del nostro territorio, e noi abbiamo il bisogno, l'esigenza, la necessità di valorizzare le nostre radici, le nostre tradizioni, bravo, le nostre eccellenze, bravo, come dice Carlo. E dopo appunto la formazione del conservatorio tra Potenza e Salerno e la collaborazione con tanti artisti, il nostro caro Martino decise di andarsene oltreoceano, ma mi piacerebbe in questa fase proprio fare una sorta di volo pindarico su quello che è l'inizio della tua esperienza artistico-musicale in vista e in relazione a quella che è il momento che stiamo vivendo oggi, cioè l'ultima serata del festival, tra virgolette, per eccellenza della musica italiana. Quindi questo ti chiedo, raccontaci brevemente l'avvio di questa tua esperienza e quali sono gli artisti con cui ti sei relazionato, con cui hai collaborato, che oggi più che mai vale la pena ricordare, insomma. Buongiorno a tutti, io vi parlo dal Brasile, qui sono le 6:40 del mattino, quindi stamattina sveglio alle 5 per potervi... E con tanto piacere, non posso nemmeno parlare troppo perché dormono tutti a quest'ora, è sabato, ma sono onorato di questo invito. Michele è un mio carissimo amico dall'adolescenza e ha anche accompagnato un poco tutta la mia carriera, citando i Bottari, Macerata Campania, Portico di Caserta. Infatti le mie prime esperienze musicali, perché comunque c'è anche un canto insieme alle percussioni di Bottidini e Falci, sono proprio iniziate nell'infanzia sui carri di Macerata Campania. E poi dopo successivamente ho deciso di studiare la musica perché volevo approfondire bene le conoscenze, quindi ho iniziato con lezioni private con il maestro Tosto di Macerata, fino poi ad arrivare a maestro Corini, che abita proprio a Fuorigrotta, fuori la RAI, poi col conservatorio di Salerno,
quindi la formazione classica, ma io sono sempre stato appassionato della disco music, quindi anche due opposti, quindi ammiro molto Tony Cortese anche da questo punto di vista, perché alcuni miei brani da una base un poco più classica, retro, poi hanno subito delle trasformazioni in alcuni remix, quindi sono anche appassionato di musica disco music, musica elettronica. E sempre tornando alla mia terra di origine, con la quale sono sempre molto legato, Fausto Mesolella, che ha citato il maestro Ferdinando Ghidelli. Fausto Mesolella viveva a Macerata Campania, proprio in piazza. Io sono stato a casa sua e lui aveva tutti i premi di Sanremo, perché lui, anzi non solo Sanremo, perché ha avuto anche dei premi per la cinematografia, Ciak d'Oro per un film che si chiama Lascia perdere Johnny, dove ho fatto anche una comparsa che è stato proprio prodotto nel Casertano, quindi conoscevo bene lui. L'ho incontrato anche a Sanremo quando ho avuto il piacere di essere ospite a Casa Sanremo in tutti gli eventi con Red Ronnie. È stato un personaggio grandioso per il nostro territorio e quindi non potremo mai dimenticarlo. Un'ultima cosa, chiudo sui Bottari, che poi ieri sera sono stati anche ospiti con Enzo Avitabile, lì era notte fonda da voi, ma ho avuto il piacere di apprezzarli. E oggi la manifestazione dei carri ha avuto un riconoscimento dall'UNESCO, quindi è un patrimonio artistico, culturale, storico, che sta avendo dei riconoscimenti internazionali. Il mio prossimo obiettivo è portarli a New York al festival, dove sono stato già finalista due volte nel 2016 e nel 2018. Nella mia carriera ho avuto modo di lavorare con tanti artisti, ma ne cito alcuni che purtroppo sono scomparsi. Anche Valentina, non so se ve la ricordate, che cantava Ok. Io ero il pianista tastierista di Valentina, che comunque ha segnato anche parte della mia formazione. Infatti con lei abbiamo fatto la versione remix di Ok, e l'abbiamo portata in tour. E poi dopo io mi sono trasferito a Milano, vicino Michele Schioppa, che lui è a Busto Arsizio, e lì ho continuato gli studi musicali, e mentre continuavo le mie composizioni, quindi frequentavo l'università, facevo composizioni per cortometraggi, quindi anche a distanza seguivo la mia terra. Infatti ho fatto anche la colonna sonora di La Terra del Silenzio, dedicata alla Terra dei Fuochi, che è stato presentato anche al Napoli Film Festival. E da lì, da Milano, diciamo, seguivo molti progetti anche a distanza, sempre relativi al mio territorio, ma lì sono diventato anche insegnante. Ho vinto un concorso, mi sono specializzato come insegnante di sostegno, e quindi applicavo anche nella mia didattica i progetti musicali, tipo come musicoterapia. Quindi la musica ha segnato sempre tutta la mia vita musicale e artistica e professionale. Da Milano a Milano, da Nacca a Ghidelli. Prima Carlo cercava di rubarmi la domanda sugli Avion Travel. Aspetta un po', prima di far entrare Ferdinando, perché sì, tu sai, per me il tempo io lo devo far rispettare, certo. E l'amica Marica ha un impegno di collegamento con un'altra piattaforma, si dice così, sì. Marica, ecco, ci saluterà su un pezzo suo che... No, Abbracciami di Sannino. Ah, Abbracciami di Sannino, è il pezzo che va per la maggiore ultimamente, e a noi fa molto piacere questa canzone. Ma in Brasile si canta Nacca, Abbracciami? No, purtroppo no, non è famosa. Qui sono conosciuti i classici, Laura Pausini, Rosso Ramazzotti, solo il volo. Questo ragazzo, questo Sannino. Allora, da Marica ascoltiamo Abbracciami di Andrea Sannino. Buon ascolto. E salutaci pure. Saluto. Saluta alla fine. Finalmente stasera sto calmo a te, e nessuno può sentire. Sono poco scurnoso e sti cose tu sai, sono buona le fa.
in un denuraggio in Davide non suona, o posso perdere. E perciò si sta in calle, capito, cosa non mi sei tu. Ma sono innamorata di te, sono pazza di so pazza di stai rarene e te fai più vicina, ma passa prima tu. E allora sì, abbracciami più forte, perché pochi se ne fotte. Se tutto tempo che è passato il tempo pezzo, o si rimane non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare. E tutte le volte che da giù sono nata, che mi ci dava ma non stiva qua. Quante cose si pensa una volta prima e pure di te voglio bene. Ci fa quasi paura a pensare che te puoi innamorare così rinda un attimo. Come è bella cantare una canzone per te mentre in mano si cercano. E si sbaglia parole non succede niente, tu guarda e torna a andare. Ma sono innamorata di te, sono pazza di te, sono pazza di te. Stai rarene e ti fai più vicina, ma passa prima tu. E allora sì, abbracciami più forte, perché pochi se ne fotte. Se tutto il tempo che è passato il tempo perso, o si rimane non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare. E tutte le volte che da giù sono nata, che mi scedavo ma non stivo qua. Grazie mille, grazie ragazzi per questo invito, Carlo, per me è sempre un piacere venire qui e voglio salutare anche tutti. Vai. È stato un piacere conoscervi anche se a distanza, purtroppo. Mi sentono? Sì, ti sentono e fanno segno. Di... È che siamo emozionati, Marica, se sarà brividito. Grazie. Complimenti, in bocca al lupo. Marica, prima di andare via devi fare un saluto particolare a chi? A tuo? A mio fratello che sta in Valle d'Aosta. lo saluto perché non lo vedo da settembre a causa di questa situazione, quindi gli mando un bacio. Ciao Giuseppe. Bene, grazie a Marica che ora ci deve lasciare per i suoi altri impegni. Gli diciamo in bocca al lupo, Francesco. E di ritornare qui, forse con un suo programma. Bravo, ecco, sbarrubaggia, se sta l'annuncio, sì, lui. Sa tutto. Sì. Va bene. Va bene, grazie ancora, buon proseguimento. Vi auguro una buona giornata. Noi mettiamo un po' di musica nel frattempo, veloce, sì, non che la si alza. Vai. Adesso facciamo ascoltare la canzone che ha vinto Saremo Giovani. Sì, però... Quella di Gaudiano. Vai. Non so ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto. Sento che piano svanisce l'effetto del sonno anestetico. Riaffiora il dolore, il cassetto sprovvisto di un buon analgesico. E mi brucia il cuore perché non ti ho detto quanto ti abbia amato, per quello che hai fatto, per come hai lottato, coi mulini al vento, con la forza del tuo cuore fatto di cemento.
Tigre nella giungla dei pensieri sparsi, non riuscivi a dirmi quanto detestassi non poterti alzare la mattina a prepararmi quello stramaledetto caffè. Perché tutto quello che mi resta è una domanda polvere da sparo in un solo colpo, da spararmi nella testa. Se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione, se mi guardo allo specchio vedo te. Se mi guardo allo specchio vedo te. Vedo te. Se mi guardo allo specchio. Voglio scappare a Milano per farmi tagliare la faccia dal vento. Se non elaboro ancora il tuo lutto è perché il metabolismo è lento. Ma cosa somatizzo a fare se voglio ancora piangere? Se nella notte mi sveglio con la mano al collo di un demone che mi toglie il fiato, faccio resistenza col mio autocontrollo, con la mia pazienza. Spero sia soltanto un altro brutto sogno. Con la forza che mi hai dato mi alzo e vado in bagno, prendo un bel respiro, per un po' l'accetto, poi riascolto il suono del tuo cuore in petto. Stringo negli occhi il ricordo in un mare di lacrime. Perché tutto quello che mi resta è una domanda polvere da sparo in un solo colpo, da spararmi nella testa. Se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione, se mi guardo allo specchio vedo te. Vedo te. Se mi guardo allo specchio vedo te. Vedo te. Tutti che parlano sanno capire come mi sento, sanno cosa dire. La vita è questa, non puoi farci niente, così come inizia dovrà anche finire. Tu focalizzati sopra i dettagli, affidati al tempo e non sbagli. E nel frattempo che lento ricuce, io resto sveglio ma spengo la luce. Perché tutto quello che mi resta è una domanda polvere da sparo in un solo colpo, da spararmi nella testa. Se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione, se mi guardo allo specchio vedo te. Io vedo te. Se mi guardo allo specchio vedo te. Io vedo te. Se mi guardo allo specchio vedo te. S-P-O-T. Scegli il posto giusto dove fare la spesa, dove sentirti a casa e farti consigliare il meglio ogni giorno, dove tutti i prodotti sono attentamente selezionati per garantirti qualità, freschezza e convenienza. Nei Market Deco in via San Francesco d'Assisi 93, via Maddalena 2 e via Orazio De Carlucci 8 a Maddaloni. Fare la spesa è un vero piacere. Fai di Deco la tua scelta quotidiana. Offerte valide dal 2 all'11 marzo. Kimbo caffè macinato fresco, 250 grammi per 2, 3,49 euro. Acqua minerale naturale Sant'Anna, 1,5 litri per 6 bottiglie, 1,56 euro. Pepsi Cola, 2 litri per 2, 1,99 euro. Nestlé Fruttolo, 50 grammi per 6, misto, cereali, fragola, pera e banana, 1 euro. Philadelphia, 80 grammi, classico e light, 50 centesimi. Offerte riservate ai possessori di carta essere Deco. New Radio Network. Eccoci, eccoci di nuovo in diretta. Michele, la linea a te, vai. Michele, ci sei? Ti senti? Sì, mi sentite? Benissimo, sì, benissimo. Dicevo, allora, in diretta della Campania Felix. La Campania, sì. Felix era anche il nome di un gruppo musicale in cui oltre al maestro Ghidelli c'era Peppe D'Argenzio, altro componente degli Avion Travel. Prima citavamo la partecipazione degli Avion Travel più volte a Sanremo e devo dire che è stata emozionante per il nostro territorio vedere questi grandi artisti, al di là dei fratelli Antonio e Peppe, ma tutto per come rappresentano Caserta, proprio l'esperienza degli Avion Travel è stato un momento
penso, emozionante per tutti. Volevo chiedere, maestro Ghidelli, ecco, come viveva il gruppo degli Avion Travel l'appartenenza al territorio, come si relazionava con gli artisti del territorio e qual è stata la sua esperienza con questo gruppo e cosa ha pensato, visto che prima abbiamo parlato di Mina, quando Mina ha scelto il brano D'Indovient per il suo CD Olio. Sì, diciamo, gli Avion Travel sono tutti amici. Io non ho avuto esperienze dirette con loro da un punto di vista musicale, ma solo dal punto di vista umano. Conosco molto bene Tony Servillo, perché quando era Tony sarebbe il fratello del cantante Peppe, perché lui quando era un giovane attore, diciamo, sconosciuto, venne a fare un festival a Milano, un festival di avanguardia, e io vivevo a quell'epoca a Milano, quindi si appoggiò a casa mia, quindi gli lasciai casa mia per dormire, perché a quell'epoca non c'erano gli alberghi per gli attori, diciamo, ancora non conosciuti. E devo dire che lui si è ricordato di me qualche anno fa, perché a un matrimonio ci incontrammo e si ricordò di questa cosa, diciamo, del fatto che io misi a disposizione in tempi non sospetti la mia casa, sì, diciamo, a lui e ai suoi attori, diciamo. E ora questo, che cosa c'è? Per quanto riguarda il brano di Mina, io ho avuto la fortuna di dare un brano a Mina, sì, insieme a Pasquale Ziccardi, ed è un brano che è napoletano, chiamato D'Indovient. E questo, Mina chiamò Pasquale direttamente, lei, sul suo telefono, sul suo cellulare, e infatti Pasquale non ci credeva, credeva uno scherzo, pensava uno scherzo, e disse: sono Mina Mazzini. E Pasquale disse: vabbè, chiamo fra 10 minuti, perché si pensava che era uno scherzo. E invece poi lei dopo 10 minuti richiamò ed effettivamente era rimasta colpita da questo brano, e lo doveva andare nel primo disco con Celentano, però il disco precedente a Olio era un disco con Celentano, però non entrò perché Celentano non aveva le corde musicali per cantare un brano così, che aveva un'estensione, diciamo, un po' abbastanza marcata. E quindi poi andò nel brano successivo e lo cantò lei, perché lei ama molto la musica napoletana, molto, moltissimo. Lei è innamorata della lingua e della musica napoletana. Infatti ha cantato molti brani e questa è stata l'esperienza, diciamo, con Mina. Benissimo, benissimo. E pensare all'Ariston, Carlo, pensare al palco dell'Ariston mi fa pensare ai fiori, alla città dei fiori, e per omaggiare l'artista che ci ha appena offerto due bellissimi brani e alle collaboratrici della radio, così come le ascoltatrici, e ai fiori, penso all'8 marzo, tra qualche giorno oramai prossimo ricorderemo, festeggeremo il giorno dedicato alla festa delle donne, proprio, dicevo, in vista dell'8 marzo, considerando che virtualmente siamo a Sanremo, su questo falco fiorito mi piacerebbe semplicemente cogliere un fiore e darlo a ciascuna donna della mia casa, a ciascuna donna della mia famiglia, iniziare da mia madre, anche se a 1000 chilometri, a ciascuna donna del territorio madronese casertano, a ciascuna ascoltatrice o telespettatrice che ci sta seguendo in questo momento. Ne approfitto per darlo anche a ciascuna donna docente, tutor e colleghe corsiste del corso TFA di specializzazione del sostegno che sto facendo all'Università Cattolica del Sacro Cuore, e con l'amico Martino, a ciascuna componente della nostra mitica quarta C, e quindi a ciascuna donna che rispetta la vita e con la musica esprime sentimento. E quindi a Tony Cortese chiedo: Tony, che sentimento si riesce a sprigionare in discoteca, si riesce a sprigionare da questa piattaforma, da questo mixer che hai quotidianamente davanti? Dovremmo dedicarci una puntata, Michele, però bella, bella domanda. Provo a essere breve e conciso. Non mi prendete per pazzo, però, perché quelle cose che dirò sono reali. Arriva il DJ in console. Da una cultura casertana, partiamo così perché veniamo da là,
e vi racconto un po' la mia storia. Il DJ chi era? Era il buon a nulla, no? Cioè, guai a sapere se tuo figlio faceva il DJ. Ho comprato i primi giradischi e li tenevo nascosti sotto al letto perché mio padre ovviamente non voleva avere un figlio DJ, quindi vi dico le difficoltà di questa situazione. Partendo da questo, arrivando alla console con 500 persone davanti, 1000 persone davanti o piazze da 100.000 persone, perché sapete benissimo che poi abbiamo fatto veramente tante belle cose partendo da quella piccola Maddaloni. E che pensi? Faccio come mi pare, sono io, sono me stesso e basta. Sono un musicista? No, ovviamente, sennò Ferdinando mi ammazza. Però sono colui il quale accomuna la platea che c'è davanti. E allora, con gli anni ho capito che tu devi capire proprio la psicologia delle persone che c'è davanti. Ti guardi intorno, vedi come vestono, vedi che ti aspettano, vedi il target di età pure, vedi il contesto globale e questa fase psicologica di creare un rapporto con le persone che c'è davanti, che sono tante, e nello stesso tempo le vuoi mettere insieme e portarle a te. E allora cominci la tua selezione musicale. Infatti, quando a volte mi dicono pronta la scaletta per stasera? No, ovviamente. E per fortuna, cioè, no. Sappiamo della musica che abbiamo con noi, ovviamente, partendo dagli 80 dischi che ci portavano nella bag, con l'adesivo di Rete Network, non ve lo nego. Sarà dopo qua in studio, la tiro fuori dopo. E, diciamo, quegli 80 dischi a comporre, e passatemi il termine, la colonna sonora di quell'evento, che può essere un evento da 30 persone o da 10.000 persone. Quindi comporre quella colonna sonora affinché lasci il segno con la musica. E perché preciso con la musica? Perché purtroppo, in Italia in particolare, la nightlife è uguale droga, è uguale sballo, è uguale poco di buono, no? Ve lo dicevo all'inizio della mia storia, 14 anni, giradischi sotto al letto. E quando a volte sono andato in dei discorsi tecno tedeschi, che non è proprio il mio stile musicale, però per cultura musicale, diciamo, partendo dalla bossa, e Martino sa di che parliamo, arrivando a Svenbat con la techno sui carri a Berlino, ce le siamo fatte un po' tutte. E dice, ma come fai a reggere sta roba? Come fai a reggere sta roba? Con il cuore e con la mente. Perché se entri nella musica, entri nella filosofia musicale, non c'è droga che regga. E questa non è una frase fatta. Voi mi conoscete, sapete che ho questa faccia pulita che vedete in webcam, pure perché HD, ma sono comprata da poco. Fatti gli scherzi. Sono sempre una persona pulita, e per reggere questo mondo sono proprio, mi autodefinisco un testimonial della... Ballo non è sinonimo di sballo. Scusate il gioco di parole, però era uno slogan che all'epoca proposi anche il Ministero della Salute in merito a questa faccenda. E... questo è quanto. Bene. Grande, Tony. Mi ha fatto commuovere. Mi piacerebbe capire con Martino, che come prima accennava è stato due volte finalista del Festival della Musica Italiana a New York, come oltreoceano recepiscono questa evoluzione della musica italiana e cosa rappresenta ancora la musica italiana oltreoceano. Michele. Sì. Perdonami, c'è la redazione giornalistica che mi bussa, devo dare la linea al GR. Benissimo, vai. A dopo allora. Sì. Buongiorno e bentrovati dalla redazione. In vigore da oggi fino al 6 aprile il nuovo DPCM anti-Covid. In mattinata riunione del Comitato Operativo della Protezione Civile con Figliuolo. Da lunedì cambieranno i colori di alcune regioni. In rosso la Campania e la Romagna. Friuli, Venezia, Giulia e Veneto in arancione. Bianca la Sardegna con test obbligatori per gli arrivi. Supera intanto quota 1 l'RT nazionale. Oltre 3 milioni i contagi da inizio pandemia. Il tasso di positività è in calo al 6,3%. Altri 200
67 i decessi. E i 12 mesi di pandemia sono costati all'Italia una riduzione di 183 miliardi di euro del PIL e di 137 miliardi per i consumi, di cui 36 da addebitare all'assenza di turisti, abbastanza da riportare la spesa ai livelli del 1997. Lo sostiene Confesercenti nel dossier Le imprese nella pandemia, in cui si sottolinea inoltre che nel periodo hanno perso il lavoro 262.000 autonomi e che senza interventi nel 2021 rischiano di chiudere 450.000 imprese. La cronaca: vasta operazione della polizia che ha colpito il clan Scalisi di Adrano, articolazione territoriale del clan Laudani di Catania, eseguite 15 misure cautelari. Tra i reati contestati figurano l'associazione di tipo mafioso, il traffico e lo spaccio di droga, la detenzione di armi e le estorsioni con metodo mafioso. Nel corso delle indagini sono stati documentati anche episodi intimidatori nei confronti dei familiari di un collaboratore di giustizia. Il centro olio Tempar della Total, la cui messa in servizio definitiva è avvenuta a dicembre, si ferma. Lo ha reso noto la Regione Basilicata al fine di assicurare ai lucani che l'impianto, si legge in un comunicato, eserciti la sua attività in piena affidabilità e sicurezza. La Regione Basilicata ha chiesto alle società concessionarie una fermata generale dell'impianto, che comporterà un'attività manutentiva sostanziale. Dall'estero proseguono le forti scosse di terremoto al largo della Nuova Zelanda. Una di magnitudo 6.4 è stata registrata all'1.16 in Italia, con ipocentro a soli 10 km di profondità ed epicentro a 176 km a nord-est di Gisborne, capoluogo dell'omonima regione sulla costa nord-est dell'isola del Nord. Giovedì un terremoto di magnitudo 7.8 ha causato l'allerta tsunami in tutto il Pacifico meridionale, poi rientrata senza conseguenze. La quarta serata del Festival di Sanremo ha raccolto su Rai 1 11.115.000 telespettatori, pari al 43,3% nella prima parte e 4.980.000 nella seconda, con il 48,2%. L'anno scorso la quarta serata del Festival aveva ottenuto il 52,3% di share nella prima parte e il 56% nella seconda. Nella serata di ieri Gaudiano ha trionfato tra le nuove proposte con Polvere da sparo. Ed è tutto, a più tardi. New Radio Network. Sì, dopo il GR siamo tornati di nuovo in studio. Francesco, purtroppo hai avuto la telefonata, devi andare. Per fortuna che un lavoro ce l'ha ancora, è un lusso il nostro po'. Per fortuna questi... È un lavoro che sta in zona rossa pure, perché sì, da lunedì... Sì, lunedì campagna zona rossa e io comunque un ingrosso di alimentari, quindi per fortuna resterà aperto... Va bene, ci vediamo in settimana e ci metteremo d'accordo per il nostro prossimo programma. Grazie Francesco. Grazie a voi per l'opportunità. Va bene, figurati, buon lavoro. Intanto, sì, salute. Michele, ci sei? Ci sono. Allora, perdonami, è il bello della diretta, Michele, questo. Lo sappiamo, non ti preoccupare. Ci vai. La linea a te. Di raccontarci un pochino. Intanto vedo che tra i post del sottopancio del video è comparso Elio Salanti, che è stato già protagonista di questa trasmissione nei giorni scorsi e fa parte di quei grandi del territorio che nel tempo hanno fatto di Maddaloni anche un laboratorio artistico, un laboratorio formativo. E prima a questo punto di passare la parola a Martina, volevo citarne due, ne parlavo prima con Carlo, a Gennaro Giannini e Alfonso Castaldi. Il più vecchietto è Alfonso Castaldi, metà 800, primi decenni del 900, per farla breve, un giovanotto che era appassionato di musica, ha frequentato anche il conservatorio a Napoli e a Milano, e andando nel 1894 a fare una vacanza sul Danubio, andando a trovare un amico di Maddaloni, il dottor Vico, iniziò in Romania a suonare la chitarra prima e poi altri strumenti nei locali. Dopo un paio d'anni va in conservatorio lì a Budapest a insegnare chitarra, violino, mandolino, e dal 1901 grosso modo al 1942 insegna al conservatorio di Budapest, per qualche trentennio dirigendo il conservatorio di Budapest,
parliamo di un maddalonese, è autore di molti dipinti, ha partecipato a, diciamo, a dei gruppi di sviluppo stilistico, artistico nell'ambito della pittura in quel periodo, poeta, saggista, letterato, ed esiste nell'ambito della musica classica un metodo intestato al suo nome, perché ha sviluppato un metodo di scrittura della musica classica. L'altro invece che vi accennavo, Diego Giannini, un pochino più giovane di qualche anno, morto anche lui agli inizi degli anni 30 a Napoli, è il primo incisore di musica classica napoletano su disco. Il primo disco, la prima canzone di Maddalonese, il primo disco di musica classica napoletana, il primo disco di musica napoletana inciso è a sua voce. È stato un grandissimo. La paglietta, la famosa paglietta che di solito noi ci rappresentiamo con Taranto, le cronache del tempo dichiarano che è stato il primo ad utilizzarla sul palcoscenico, per cui è tutta una serie di primati. E a luglio scorso, in occasione del centenario della nascita, facevo un calcolo attraverso anche un archivio storico napoletano, che al suo attivo ci sono di incise oltre 300 brani, cioè esistono oltre 300 brani discografici incisi da questo signore. Ha iniziato nel 1901 e è morto nel 1936. Oggi forse potrebbe essere anche normale avere qualche centinaio di brani incisi, ma averne a inizio secolo scorso, considerando la seconda guerra mondiale in mezzo, oltre 300, penso che sia un primato di tutto rispetto. Parlando di persone extra territorio, facendo riferimento a Castaldi, torniamo a Nac, e quindi chiediamo appunto come viene vissuta la musica oltreoceano, la musica italiana, e tutto ciò che ha a che vedere con la RAI, anche perché vorrei ricordare che il Festival della Musica Italiana di New York era trasmesso da RAI Italia e dell'altra emittente RAI. Michele, prima che facciamo intervenire Nacca, io vorrei sentire qualche pezzo di Nacca, è possibile? Ti fa piacere? La regia è pronta? Ma andiamo, dai. Potenti mezzi. Con me.
Michele, ci sei sempre? Sì, 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 ci sono. Grazie. Grazie. Avete visto un poco un riassunto di vari eventi e progetti, perché in realtà questa è la versione remix della mia prima partecipazione al Festival della Musica Italiana di New York del 2016. Michele mi chiedeva come oggi, come visto e sentito oggi la musica italiana all'estero. In realtà la versione che presentavo è un poco più soft, più classica, né? Un poco più swing, perché loro ancora apprezzano i cantanti degli anni 60-70, i giovani hanno difficoltà ad arrivare qui in Brasile o negli Stati Uniti d'America, quindi parliamo di cantanti come Pupo, Bobby Solo, altri artisti di certi tempi che erano gli ospiti principali di questi festival ai quali ho preso parte. Nel 2018 c'era anche Arisa, quindi finalmente è arrivata una figura più giovane con la quale abbiamo condiviso anche divertenti esperienze dietro le quinte. Si è anche fregato una mia sciarpetta che non mi ha più restituito, che io uso sempre la sciarpetta perché c'è l'aria condizionata, così poi l'ha preso. Poi siamo andati anche a cena dopo, aveva ancora la mia sciarpetta, ma niente, né? No, se l'è tenuta, quindi ho un mio ricordo. E successivamente al festival poi sono stato ospite sempre tramite il Festival della Musica Italiana di New York, che è trasmesso su Rai Italia come Sanremo, perché io assisto Sanremo dal Brasile su Rai Italia. E io sono stato ospite a casa Sanremo e ho incontrato tantissimi artisti, perché poi col pass, in modo di prendere un caffè con Marco Masini, incontrare tanti altri artisti, c'era anche Fausto Mesolella, Red Ronnie, mi sono esibito. Però io ho una piccola critica da fare al sistema, al regolamento di Sanremo, perché parlo per me, né? Anche forse sarò egoista a dire questo, ma siccome la musica non ha età, non dovrebbe essere diviso in sezioni giovani, in nuove proposte e diciamo i big, perché anche la partecipazione di una nuova proposta dovrebbe essere indipendente dall'età, perché un artista, come vediamo adesso per esempio X Factor Senior oppure altri diciamo show che permettono alle persone di un'età di presentarsi, di cantare, non dovrebbe mettere il limite d'età, perché infatti mi sono trovato escluso per questi motivi, perché anche se non lo dimostro, io sto per compiere 44 anni, quindi dal 2016 che comunque ho avuto già una certa notorietà internazionale, siccome non ho una casa discografica, io sono indipendente, mi autoproduco, anche il video che avete visto è tutto autoprodotto, quindi è tutto un contatto, amicizia, Patrizio Dispo di Un Posto al Sole, Salvatore Mistigone, famosissimo del Post Amate di Benvenuti al Sud, Elicottero, tutte cose che ho fatto tramite amicizie e contatti che ho preso proprio a New York. In realtà New York, Sanremo sono delle vetrine dove tu ti esponi e poi hai modo di incontrare tanti altri artisti che non solo nell'ambito musicale, quindi anche modelle, attori, produttori, registi, e con i quali puoi costruire dei progetti. Quindi io mi sono sentito, diciamo tra virgolette, un poco escluso da poter partecipare al Festival di Sanremo per un limite d'età, perché infatti io sarei una nuova proposta, non sono un big, e la nuova proposta non può presentarsi oltre un certo limite d'età, che non arriva a 40 anni ovviamente. Oggi noi seguiamo molto la musica italiana attraverso le radio, ma non si sente molta musica italiana in Brasile. Noi andiamo su internet, ascoltiamo delle canzoni, anche delle radio americane che trasmettono musica italiana, ma è sempre quella musica degli anni 60, 70, 80. Poche canzoni sono arrivate qui moderne. Per esempio c'è stata una traduzione della canzone La Notte di Arisa, che è diventata la colonna sonora di una telenovela in Brasile. Ma io sto diciamo già percependo questa onda di novità nella musica italiana, che ancora non è arrivato qui, già da Mahmood 2 anni fa, che è stato diciamo il primo
esempio di rivoluzione nella musica del Festival della Canzone Italiana, ma quest'anno io sto percependo abbastanza musica con un sound più dance, elettronico. Infatti, tra i miei pezzi preferiti c'è Willy Peyote, Mai Dire Mai, e io penso che abbia buone chance per avere un riconoscimento, perché ti trasporta la musica. E poi tra i miei preferiti c'è anche Max Gazzè e Madame, perché è un pezzo condivido, bravo Martino. Io sono anche un fan di Max Gazzè, peccato che lui non faccia concerti ancora in Brasile, arrivano pochi artisti italiani, sempre i grandi, Laura Pausini, Rossa Ramazzotti, il volo e Peppino Di Capri immancabile, ha sempre ogni anno dei concerti, a parte la pandemia, perché è tutto bloccato quest'anno, anche se però in Brasile non ci sono lockdown come in Italia, e quindi le persone escono, usano la mascherina, e con poche limitazioni, e purtroppo ci sono tanti morti, siamo a 1700-1900 morti al giorno, quindi noi siamo in auto-isolamento, nel senso che io non esco di casa, raramente quando esco prendo la macchina solo per raggiungere una città o l'altra, ma non incontro nessuno. Quindi la vita artistica è completamente bloccata, mi dedico a studiare, a progettare cose per il futuro, ma attualmente non stiamo realizzando niente, anche se io vedo da dove sono adesso, su una montagna, una discoteca che funziona venerdì, sabato sera, che funziona regolarmente anche in un periodo di così grave situazione, perché la questione politica qui, lo so, sono opinioni differenti, però qui il governo ha deciso di non mettere molti limiti. Intanto mi dicono allora. Bravo. Mi dicono dalla regia che dobbiamo mandare un contributo di Manuel Giancale, il nostro corrispondente da Sanremo. È un contributo di ieri, però, vero? Vai, lo mandiamo. Sanremo Live, in diretta dal festival. Ciao amici, sono Manuel Giancale e questa è Sanremo Live, ultima tappa per oggi, prima della puntata del pre-festival. Vabbè, è che abbiamo sempre parlato del festival, ma mai ancora del prima festival. Sai che c'è? Che prima ci sono quelle pillole, quelle interviste che solo loro riescono a realizzare, perché sono proprio lì. E allora chiedo a Valeria Graci come stia vivendo il suo festival, anzi il suo prima festival. Io il festival non lo sto facendo, perché sto facendo il primo festival ed è talmente veloce che non me ne rendo neanche conto, non me ne sono neanche accorta finora. Oltretutto quest'anno Sanremo è un Sanremo diverso, spettrale per alcuni versi, e quindi nel momento in cui finisco di lavorare corro a cambiarmi e vado subito a casa, e quindi è un Sanremo un po' anomalo, ecco, non è il Sanremo di sempre. Valeria ha perfettamente ragione, non è il festival solito, e infatti è qualcosa di molto più particolare, ci va molto coraggio anche per fare il prima festival, cosa che sta conducendo con Giovanni Vernia. Tra poco entreremo nella nostra social room con Adriano Matteo, ma voglio sapere ancora come si vive effettivamente il prima festival, la parte tecnica, diciamo, come si costruisce anche. Noi facciamo le prove la sera e poi andiamo in diretta, non stiamo insieme noi, c'è una regia che si occupa di questa cosa qua, le interviste sono state fatte prima e sono poi montate alla diretta, anche perché per una questione di assembramento per forza di cose non possiamo essere in contemporanea, capito? Quindi il teatro Ariston è super blindato, siamo tutti tamponati e controllati, ci sono delle zone dove non si può accedere, non ci fanno entrare insieme neanche in ascensore se non più di due persone, e basta, ci sono dei camerini che sono stati tirati su, sono stati costruiti apposta per l'orchestra e per noi, e anche nei corridoi e nei camerini non si può stare senza mascherina, cioè si accede senza mascherina solo un minuto prima di iniziare la diretta.
metti la mascherina, togli la mascherina, rimetti la mascherina, togli la mascherina, vai in diretta senza mascherina, se ti dimentichi la mascherina in diretta che fai? Vabbè, questa è la vita del presentatore 2021 durante questo problema del Covid maledetto. Detto questo però, Valeria, oltre a insomma il vivere quotidiano, c'è qualche cosa che si porterà dietro da questo festival anomalo, particolare, unico. E poi andiamo in diretta con la nostra social room con Adriano Matteo. Valeria, cosa ti porti dietro da questo festival? Guarda, tanti bei vestiti indossati, che sono la favola più grande di questi giorni, insomma, perché se non si gioca a Sanremo con questi abiti meravigliosi non lo si può fare da altre parti, quindi questa è la favola più bella di questi giorni, perché è una favola. Poi la vita vera è un'altra cosa, la vita vera ricomincia da domenica. Non è la vita vera a Sanremo, e quindi la vivo come una favola, come è giusto che sia. Eccoci ancora nella social room di Sanremo Live. Ciao da Adriano Matteo. Stavo dando un'occhiata a quello che accade sui social. Si parla tanto di Orietta Berti. È inutile, perché lei è una campionessa indiscussa, ma semplicemente per l'esperienza, per la bravura e la precisione che ha. Si parla di questo e tanto altro sui social, su Twitter, con l'hashtag Orietta Berti, hashtag Sanremo 2021, e se ne stanno vedendo veramente delle belle. Ci arrivano anche tanti messaggi vocali al 347-009-0044 su WhatsApp. Continuate a mandarci i vostri vocali. Diteci, secondo voi, chi vincerà. Intanto c'è qualcuno che, come vi dicevo, ha espresso il suo parere su Orietta Berti. Ovviamente la puntata di ieri sera, come ogni anno, è la mia preferita, quella delle cover e dei duetti, perché creano arrangiamenti incredibili, creano cose veramente fighe. Ieri sera la migliore in assoluto è l'Orettona nazionale. Infatti anch'io faccio parte del team Orietta, hashtag team Orietta. Doveva vincere lei ieri sera, e spero che a fine Sanremo un premio glielo diano, perché se lo merita tantissimo. Ciao ragazzi! Se lo merita o non se lo merita il premio Orietta Berti? Io credo che uno dei premi sia quello di essere amata praticamente da tutti, credo. Poi ditemi voi ditelo ad Adriano Matteo, alla nostra social room, se effettivamente amate anche voi Orietta Berti come la amiamo tutti noi qui in studio. L'appuntamento è a domani con Sanremo Live, e ovviamente buona puntata a tutti questa sera. Sanremo Live, in diretta dal festival. Sto in diretta, sì? Sì, Carlo. Pure quel contributo di Lucia Grimaldi, è possibile? La nostra bellissima Lucia Grimaldi, dove si trova? Sì. Vediamo. Ecco. Allora, Lucia Grimaldi in esterna per Mireia Network ha incontrato il parrucchiere di Sanremo, Michele De Lucia, parrucchiere di Maddaloni, che quest'anno però Sanremo lo guarda da casa. Purtroppo quest'anno ci hanno ostacolato, e sono 4-5 anni che siamo fissi, punto fisso a Sanremo, però quest'anno causa Covid siamo costretti a vederlo dalla TV. Perciò erano tutti spettinati. Vabbè, ormai è la moda, è la tendenza di essere spettinati, più o meno. Senti, com'è questo Sanremo di quest'anno? Ti piace? È un Sanremo anomalo, come lo stiamo valutando tutti quanti, perché senza pubblico, con i palloncini, è una cosa un po' strana. Diciamo che stanno mettendo un po' da parte la musica, e ha preso quota più un Sanremo fatto di show, fatto di eventi, tipo Achille Lauro, tipo Maneskin. Diciamo che sul palco di Sanremo non prende più la musica, non è più messa in risalto, ma è messo più in risalto una sorta di esibizione, di teatro, teatrale, diciamo, esibizione teatrale. Quindi dopo 70 anni non è più protagonista la musica, ma la moda? E negli ultimi tempi non è nemmeno la moda, ma è uno show vero e proprio, studiato a tavolino dai vari, dall'entourage poi di ogni artista, sia da chi veste l'artista, quindi parliamo di case di moda, ma anche di attori teatrali che mettono su scenografie varie, eccetera, tipo quella di ieri sera di Achille Lauro, che hanno un po' reinterpretato
l'antico Egizio, l'antica Atene, volevano mettere in risalto qualcosa del genere. Una scenografia meravigliosa. Un'ultima battuta, secondo te chi vincerà questo Sanremo? Ma c'è un grande punto interrogativo, perché come dicevo prima non è la musica che sta risaltando, quindi dipende un poco. Negli ultimi anni, come avete visto, il rap ha preso un po' piede, anche molta musica indie è la tendenza del momento, è musica rap tutti i contorni. Non lo so, Arisa ha fatto una bella canzone, Francesco Renga ha fatto una bella canzone, non si sa. Comunque anche Achille Lauro potrebbe essere comunque premiato per le sue scenografie, per la sua arte, quindi non si capisce bene, c'è un punto interrogativo fino alla prima, c'è un po' fino alla fine. Lo scopriremo con la solita nottata finale. Quest'anno. Grazie Michele, un saluto ai radioascoltatori di New Radio Network. Un grazie a te Lucia, un saluto a tutti e buona festa delle donne a tutti. Michele, grande parrucchiere. Voi dovete sapere che mia figlia viene da Brindisi a farsi i capelli da Michele, quindi ho detto tutto, è un grande. Senti, Michele da Bustarcizio invece, che dici? Ma io volevo sentire ancora il maestro Ferdinando Ghidelli, perché voglio dire, Carlo, noi in quello studio, qualche volta anche in presenza fisica mia, abbiamo ospitato tanti protagonisti della musica degli anni 70, degli anni 80, e mi fermo lì. Prima citavi il maestro di Gino Borgi, Luigi Pascarella, maestro Pascarella, come noto, con la prima pagina, con lo stesso mio sorello ed altri, e con tanti altri gruppi, hanno fatto la storia della musica e terra di lavoro. Quindi io vorrei qualche chicca, un po' di storia della musica di terra di lavoro dal maestro Ghidelli, ecco qui. Io, diciamo, il maestro Pascarella lo conosco da veramente da tanti anni, che lui faceva coppia con un trombettista che si chiamava Rosario Santoro, che adesso vive da tanti anni in Romagna, ed erano la migliore coppia di, diciamo, di la sezione Fiati. E infatti con Fausto fecero questo gruppo Prima Pagina, che sfondava proprio nei locali. Qualche volta ci sono stato anche io a suonare con loro, e mi ricordo che allora c'erano locali storici, che poi a Caserta si chiamavano allora la Bassie, la Jeunesse, erano tutti locali nei quali si andava a suonare sabato e domenica, ed era un'atmosfera bellissima, perché la musica dal vivo secondo me è imprescindibile. Cioè suonare dal vivo con quell'impatto sonoro che c'è tra musicista e pubblico è secondo me fondamentale. E quindi, diciamo, quell'epoca lì era un'era proprio, cioè, molto produttiva, molto feconda di musica. Ogni disco era un capolavoro negli anni 70. Ogni disco che usciva era un capolavoro. Non sapevi dove ti dovevi girare. Del rock, nel jazz, nel pop, era proprio una cosa continua. E come giustamente diceva prima Cortese, Tony, loro hanno attinto giustamente da questo grande bagaglio, diciamo, culturale, no? Fornito dagli anni 70, 80, anche 80, diciamo. Anche se la mia, diciamo, il mio, come si può dire, la mia preferenza era per gli anni 70, perché allora ero giovane e quindi non poteva essere diversamente. E come aneddoti ne potrei raccontare parecchi, perché di storie molto particolari, insomma, ne abbiamo vissute sia con Fausto, con altri amici musicisti dell'epoca e che ancora oggi sono ottimi musicisti come Enzo Misutta, Agostino Santoro, Cesare Zebro. Sono tutti dei grandi capiscuola del rock, diciamo, casertano, con i quali poi si sono avute veramente tante esperienze, anche a volte simpatiche, eccetera eccetera. Per esempio, a me con Fausto siamo stati più volte fermati dei carabinieri, perché di notte i musicisti, no? Quando vanno in giro e di notte sono i carabinieri, fermano sempre i musicisti. Vuol dire la verità, io ho avuto sempre diciamo un trattamento gentile, perché loro, i carabinieri, quando vedevano i musicisti, dicevano vabbè andate, non controllavano neanche come, bastava che avessimo gli strumenti in macchina
ed era già un passaggio, diciamo, e questo è, diciamo, uno dei tanti, diciamo, aneddoti che potrei raccontare, ma non vi voglio far perdere tempo perché vedo che il tempo stringe, come dice il nostro... Ferdinando, intervengo dallo studio, non ti dimenticare di Elio Salanti, mi raccomando. Io devo ringraziare Elio, perché se mi trovo qua io devo ringraziare lui. A dire la verità, mentre c'era la pubblicità, gli ho mandato un messaggio sul Messenger per farmi dare il suo numero, perché non lo tengo ancora. Ha detto: mandami il tuo numero perché dopo ti voglio chiamare. Lo volevo ringraziare personalmente per questo. Sta commentando. Va bene. Noi ci conosciamo veramente da tanti anni. Noi suonavamo, mi ricordo, alla caserma. Io a Maddaloni ho suonato spesso al commissariato, la caserma del commissariato, ma parlo degli anni 70, dove si facevano delle feste bellissime. Veramente delle feste molto molto belle. Io ho suonato lì spesso e qualche volta anche con Elio cantava. Abbiamo fatto delle cose veramente belle, delle feste meravigliose. Adesso non so se si fanno ancora questi spettacoli, diciamo, natalizi oppure, diciamo, in particolari periodi, però mi ricordo che negli anni 70 era veramente, c'era anche il generale Natale, per esempio, Nello Natale, il comandante del commissariato. Non so neanche se esiste ancora il commissariato, la scuola di commissariato a Maddaloni. Mi dicono di dovremmo, secondo me, anche con l'aiuto del maestro Salanti, cercare di riproporre il Festival della Musica Jazz a Maddaloni, che potrebbe essere una bellissima idea. Molto bello, veramente sarebbe una bella cosa, perché so che Elio ne ha fatti parecchi di questi. Sì. Bene, se la regia è d'accordo, molti mi stanno dicendo: ma Ghidelli suona, vogliamo sentire una sua produzione? Io attualmente sono un po' di swing, quindi questo faccio, non è che non ho particolari progetti, però questo video è un pezzo di Duke Ellington nel quale suono, diciamo, le chitarre. Linea alla regia. Thank you.
qua stiamo vicini confronto all'arte, questa è arte, veramente arte. Mi sono venuti i brividi, però, agli applausi pure graduati. Bravo, bravo, bravo Ferdinando. Ferdinando, ma tu c'hai il baffo come me, però si vede poco, l'ho visto più da tutto il mondo. Siamo, io ce l'ho anche la musica, però, attenzione. Ah, dire una voce, ma la devo far crescere pure io. Carissimi ascoltatori, questo è New Radio Network. Voglio ringraziare Lucia Grimaldi, che in questo momento sta a Valle di Maddaloni partecipando a una manifestazione di Plastic Free, ed è una bellissima iniziativa fatta dal Canada Campolottano e da tanti altri volontari. Michele, questa non la sapevi? Ah, Michele è caduto proprio in questo momento che l'ho chiamato, che peccato. Guarda, questo è il bello. Allora diamo la linea alla pubblicità, giusto? Ah, Orietta, beh, finché la barca va, e falla andare. No, scherzo. Vai, Orietta, vai. La senti e già lo sai che brucia dentro come una fiamma ormai. Ti lascio il segno quando mi guardi tu. So quello che vorrei. Come una musica mi scorre dentro, un fiume in pieno ormai, fino allo schianto. Pericoloso sei, ma è quello che vorrei. Sembrava tanto, eppure non ho niente. Se non ti accanto, tutto è apparente, un'onda senza il mare, un cielo senza stelle, solo il mio pianto mi resta senza te. Quando ti sei innamorato, perduto, da allora cambiato. Quando mi hai detto ti amo, confuso dicesti non vado lontano, io resto con te. Ancora non lo so, ma nel mio mondo esiste solo lui che mi sta accanto e mi perdonerà se non mi sveglierò da questo sogno che non è stato inganno. Senza più orgoglio, senza più affanno, ci abbandoniamo al mondo senza nessun rimpianto. Non vado a fondo se sono insieme a te. Quando ti sei innamorato, perduto, allora niente è cambiato. Quando mi hai detto ti la grandissima Orietta Berti. Ma intanto Michele, tu devi fare qualche passaggio con Nacca, che mi dicono che dalla regia che ci deve lasciare, vero? Sì, volevo giusto dare la possibilità a Martino di poterci dire una battuta finale sui suoi prossimi progetti e concederci di salutarci, perché so che deve andare via, che c'ha un altro impegno lì oltreoceano. Martino, ci senti? Eccomi qui, certo, mi aspetta anche un lungo viaggio, ma riguardo ai prossimi progetti, in questo periodo chiaramente mi sto dedicando alla composizione e ho appena creato un nuovo pezzo con un testo che ho proposto ad un artista, però non svelo ancora il nome perché non so se ancora accetterà. E poi vorrei collaborare anche con qualche DJ tipo come Tony Cortese per fare
magari qualche progetto insieme di remix o fare qualcosa, perché oggi la musica attraverso pure i remix riesce anche a raggiungere un pubblico maggiore, e chissà, magari anche con l'accompagnamento del maestro Ferdinando Ghidelli, che come può no. dare... Poi vi ospita con immenso piacere. Allora, facciamo il nuovo brano per Sanremo l'anno prossimo, va bene? Va benissimo, allora, possiamo interpretarlo tutti insieme accompagnati dal DJ, perché possiamo fare... Come non fanno entrare, i DJ li fanno entrare Sanremo. Ah no, ma come, come accompagnamento di gruppo sì. Mai dire mai, okay. Bravo, come la canzone di Willy Peyote, mai dire mai. Mai dire mai. Ok, per dire, grazie per l'attestato di stima, ragazzi. Okay, allora vi saluto con un grande abbraccio brasilero. Ciao, alla prossima. Ciao Martino, ciao, in ciao, Lugo. Ciao. Lugo, grazie, un abbraccio. Piacere. Ciao. Ciao, ciao. Intanto c'è arrivata una telefonata. Voglio vedere se Ferdinando conosce questa voce. Pronto? Pronto? Sì? Vai Ferdinando, chiedi chi è? Elio, chi può essere? L'ho indovinato! Chi può essere? Carissimo Elio. Carlo, tu con la tua radio devi... io sto facendo pressione, dobbiamo fare pressione per rifare un'altra volta il jazz, e perché Ferdinando deve venire a suonare, perché Ferdinando è uno dei migliori chitarristi in Italia. Va bene, e allora facciamo una cosa, fai una lettera un po' da terra che fa fare ambres questa pandemia. Certo. Come stai, Elio? Sto bene, sto bene. Ma la stai seguendo questa trasmissione oggi? Come no. Ah, mi fa piacere. Senti un poco. Allora ti lascio a te, Ferdinando, di fare qualche battuta portando ai nostri radioascoltatori qualche ricordo vostro, vai. Ferdinando, quel capodanno, io mi ricordo di quel capodanno, sì. Che stavamo io, tu, Enzo Faraldo, Gigino Pascarella, sì. Che mi ricordo da prima, non so se era un mio cognato. Io ricordo solo una cosa molto nitida di quel capodanno, che a un certo punto assaggiai un cocktail che si chiamava Alexander, e questo Alexander è fatto a strati, cioè praticamente i liquidi non si mischiavano. Era tipo il tricolore, no? Tipo la bandiera, no? Verde, bianco e rosso, ed ero a pancia vuota. Dopodiché, dopo aver bevuto questo Alexander, praticamente non mi ricordo più niente, perché, cioè, mi colpiva talmente, diciamo, dal punto di vista alcolico, che tutta la serata, di quella serata, me la ricordo ben poco, diciamo, perché era effettivamente un cocktail. Io mi ricordo di un'altra cosa. Quando io facevo il posteggiatore, e venisti tu in quel locale, no? Sì. E rietta a te, ci ti fornirai, come sta da facca? Non sei tu loco. E tu mi rispondessi, meglio vai avanti che lo sai vendere. Sì, mi ricordo, questo è successo. Perché a volte mi invitano, pure la ragazza, vieni con la chitarra, ma che venga a fare con la chitarra? La posso pure portare, ma la posso mandare, ma che la sono? Mi ricordo, questo è successo se non sbaglio, alla Vignarella. Come dici? A San Leucio. Tu facevi là pure alla Vignarella a San Leucio. Non ci sono difficoltà, ma anche un sacco di volte, qualche altra volta pure qualche altro chitarrista, pure sempre in difficoltà. Cioè io rispondevo, ma io però mi accompagno, faccio un po' la batteria con le mani. Da buon professionista ti sapevi arrangiare, come si suol dire, no? E quindi è normale che sia così. Bene, Elio, sì. Il tempo è tiranno, io devo chiudere
con la trasmissione. Ti voglio ringraziare per questo periodo che ci sei stato vicino, però appena che finisce sta pandemia veramente ti voglio nei nostri studi, va bene? Va benissimo, ti ringrazio. Saluta gli amici presenti, vai. Grazie, un grazie a tutti quanti. Ciao, è stata una bella cosa, una bella esperienza. Una bella esperienza. Grazie a Elio Salanti, un mostro della nostra musica maddalonese. Bravo, veramente. Oggi non lo facciamo cantare proprio per mancanza di tempo. Michele da Busto Arsizio, vai, andiamo alla chiusura, via. Beh, a questo punto passerei la parola in modo inverso rispetto all'inizio a Tony e a Ferdinando per le loro ultime battute prima di congedare la signora del ragù, la sua preparazione con i carciofi belli arrostiti, e ci prepariamo per il pranzo. Tanta roba. Vai Tony. Allora ragazzi, un immenso piacere essere stato stamattina con voi. Tony, perdonami se ti interrompo, sempre che entro a gamba tesa. Tony, ma so che tu hai iniziato da ieri una nuova produzione, vero? Sì, tra le tante cose, da ieri faccio il responsabile per la parte dance di una radio importante qui su Roma che trasmette Radio Roma. Radio Roma, appunto, sì. Trasmette in FM in tutto il Lazio e a breve sarà in tutto il Nord Italia e Centro Italia in televisione, canale 115. Michele ci dovrebbe già riuscire a vedere, quindi magari ti aspetto dopo stasera controllo. Su canale 115. Dai, fammi sapere. Intanto non dimenticare la collaborazione che stiamo iniziando con Antonio Sferagat per quel famoso progetto serale. Ecco, con Antonio abbiamo ripreso un attimo le redini in mano e porteremo di nuovo su Rete Network il live come era in Sirius Live del 1994 con i migliori DJ casertani, da dove comunque sono usciti i grandi DJ, lo possiamo affermare veramente con immensa soddisfazione e pertanto vorremmo rimettere su sta cosa carina e con Antonio ci stiamo lavorando, quindi a breve su New Network torneremo con la migliore dance, con i migliori DJ della provincia e della regione. Ringraziamo Enzo Di Nuzzo che ci sostiene come produzione per consentire a tanti di coltivare una passione che poi diventa una professione. Se non avessimo questi visionari del territorio e dell'arte, della cultura e della musica, difficilmente tanti riuscirebbero, magari tanti artisti sarebbero rilegati a fare tutt'altro, perdendo noi tutti quanti delle esperienze bellissime come quella tua e come quella di tanti altri. Certo. Tony, l'ultima cosa. Sì, dimmi Carlo. Vai. Peggio di Caruso quando giocava al pallone. Un'ultima cosa, in questo periodo l'artista che lavora dietro una console come sta vivendo questo momento bruttissimo? Musicalmente non sta vivendo purtroppo, perché ovviamente la parte musicale, non voglio aprire un discorso politico, se no diventa pure lunga. Musicalmente lo devi aprire, vai. Nel senso che purtroppo la musica in Italia, i musicisti in particolare, quindi a 360 gradi, sono sempre visti come un gioco, no? Nel senso che molto spesso il maestro Ferdinando me ne darà atto. Che fai? No, io sono chitarrista. Sì, vabbè, chitarrista, ma poi magna che fai? Cioè, nel senso che è un paradosso questa cosa, e il governo italiano, cioè i governi italiani, non l'attuale governo, ma tutti i governi, il DJ, il musicista, vabbè, quello è il gioco, quello un po' nella nostra cultura c'è questo. Io vi dico una cosa banale, no? Organizzi un evento, ma un evento 50 anni di matrimonio, un evento che può sembrare apparentemente banale, no? Per la comunità globale. Ok, no, e che si fa? Vai a prendere il ristorante, super menu, la musica ci pensi, poi il giorno prima sì, ma quasi, ma un po' di musica c'è, cioè mortori, delle cose paradossali, dove come dicevo prima in grossi eventi, cioè
La musica è proprio la colonna portante e la riuscita di un evento, che può essere da una cosa banale, familiare, ad un evento grosso, che può essere di piazza, di festival e quant'altro. Quindi questa cosa viene un po' sottovalutata da tutti noi, fin quando poi non ci sbatti la testa. Perché poi, come ti accorgi? Quando manca la musica, effettivamente è un quadro monocromatico. La musica invece lo rende variopinto. E se suoni bene, nessuno se ne accorge, perché va tutto liscio, perché te ne accorgi solo se suoni male, che stai stonando, o c'è il reverbero del microfono eccessivo e quindi senti fischiare, quindi è un po' un mondo in controtendenza quello musicale. Quindi lo stiamo vivendo male, però ecco, fortunatamente ci sono questi eventi che è la diretta radiofonica, che per noi è vita, come ascoltare le produzioni che ci arrivano, come collaborare con le radio, produrre programmi musicali, e chiudo gli studi di registrazione per produzioni musicali, dance nel mio caso ovviamente. Quindi ecco, stiamo mantenendo in questo modo, ma veramente mantenendo per una questione di amor proprio, perché poi al pratico è veramente dura. Tutto qua, quindi forza musicisti, forza la musica. Mentre Ferdinando, come la pensa? Io sono perfettamente d'accordo con lui, anche se noi operiamo in settori diversi, diciamo, però diciamo, la problematica è la stessa, è identica. Io direi questo, cioè noi un anno è passato, no? Oggi proprio in questi giorni è un anno. Le previsioni purtroppo erano di 2 anni e non prima di 2 anni che la situazione si potesse sbloccare, diciamo. Un anno è passato e ci dobbiamo fare alla croce quest'altro anno, ma io credo che nel giro di un anno diciamo il tutto si dovrebbe sbloccare, spero, perché ci sono appunto nel campo dell'arte ci sono musicisti e attori e quant'altro, quelli che stanno dietro le quinte, che stanno veramente, sono ridotti veramente agli sgoccioli. Quindi il governo dovrebbe fare sicuramente qualcosa per poter aiutare questo settore, che come diceva Tony è un settore nel quale non viene visto come un lavoro, invece no. Se consideriamo anche i teatri, no? Tutti i teatri stanno tutti chiusi, tutta la gente che lavora dietro al teatro, i falegnami, tutti quelli, i costumisti, eccetera eccetera, che fanno questa gente? Bisogna vedere che cosa si deve fare, bisogna reggere quest'altro anno e poi sperare che dopo 2 anni questa epidemia, noi chiamiamola così, possa, con i vaccini e tutto il resto, possa essere diciamo risolto il problema. Ecco, questo io dico. Bene, Michele, vai, linea a te. Beh, Carlo, c'è ben poco da dire. Sono le 12 e quindi siamo in chiusura. Un grazie a chi... qualche minuto ancora alla realizzazione. Vai. Però, allora, io riprendendo il discorso della situazione pandemica, la situazione sanitaria, non posso che concordare sull'attenzione a tante realtà come appunto quella del mondo artistico, musicale, piuttosto che gli altri settori che stanno vivendo in modo traumatico questa situazione. La stanno vivendo traumaticamente e allo stesso tempo tutti quanti ci stiamo rendendo conto come talune cose superflue, che prima consideravamo superflue, oggi diventano importanti. La possibilità di poter fare una passeggiata all'aria aperta piuttosto che vivere un momento con i propri cari o con persone che magari non vedevano un sacco di tempo, cose che fino a un anno fa erano scontate, erano viste in secondo piano, oggi invece diventano una priorità, diventano qualcosa a cui si vuol tendere. L'occasione che avevamo prima, anche su invito dei medici, di fare 2 passi all'aria aperta per scaricare la tensione del lavoro, dei problemi, di poter avere un contatto con la natura, di emozionarci, è diventata poi un'esigenza, anzi c'è stata pure in parte vietata. Quindi se siete d'accordo, vi voglio rubare ancora altri 10 minuti, però vorrei dare prima la linea al Radio Giornale, perché poi mi dicono che si dovrebbe collegare con noi un'altra volta Manuel Giancale da Sanremo, ora dal Bigoro, va bene? Quindi, e poi portiamo ai saluti, va bene? Siete d'accordo? Va bene. Okay.
Va bene, allora diamo la linea alla redazione giornalistica, vai. Bentrovati dalla redazione. In vigore fino al 6 aprile il nuovo DPCM anti-Covid. Da lunedì cambieranno i colori di alcune zone territoriali. In rosso la Campania e la Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancione, bianca la Sardegna con test obbligatori all'arrivo. Supera intanto quota 1 l'RT medio nazionale, oltre 3 milioni contagi da inizio pandemia. Intanto è polemica sul blocco dell'export di vaccini da parte dell'Unione Europea. Dopo lo stop all'invio di 250.000 dosi di AstraZeneca all'Australia, protestano Canberra e Londra. E a proposito di vaccini, il programma internazionale COVAX, lanciato per distribuire ai paesi più poveri i vaccini anti-Covid, ha permesso di consegnare 20 milioni di dosi in 20 nazioni nella prima settimana di attuazione. Lo ha detto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, sottolineando come sia stata una settimana fondamentale per il programma, con le prime vaccinazioni cominciate in Ghana e in Costa d'Avorio. E durante l'emergenza Covid in Italia il calo dell'occupazione femminile è stato il doppio rispetto alla media europea, con 402.000 posti di lavoro persi tra aprile e settembre 2020. Lo scrivono i consulenti del lavoro, spiegando che a fronte di un calo del 4,1% delle addette tra i 15 e i 64 anni in Italia, in Europa il numero è sceso del 2,1%. Dopo la Spagna, il nostro è il paese con la contrazione più elevata. E secondo quanto emerge da un approfondimento dell'INPS, le famiglie che hanno chiesto il bonus babysitter previsto per la cura dei bambini rimasti a casa a causa dell'emergenza Covid, in molti casi hanno ingaggiato direttamente i nonni. Secondo l'Istituto di Statistica, su 556.348 babysitter pagati con il libretto famiglia con il bonus, 339.252 avevano oltre 60 anni. Dall'estero, nuova manifestazione di protesta in Myanmar contro il colpo di Stato del 1 febbraio, che ha rovesciato il governo civile di Aung San Suu Kyi. Nonostante la repressione che ha causato almeno 55 morti all'indomani di una nuova riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU divisa sulla risposta agli appelli disperati della popolazione, la mobilitazione non si indebolisce in tutto il paese. Il calcio, l'Assemblea Generale dell'IFAB, ossia l'organo che stabilisce qualsiasi modifica e innovazione delle regole del gioco del calcio a livello internazionale, ha varato nuovi cambiamenti sulle norme relative al fallo di mano. Dal 1 luglio in attacco sarà annullato per mano accidentale solo il gol segnato direttamente dallo stesso giocatore che ha toccato la palla con la mano o col braccio. Se la palla tocca accidentalmente il braccio o la mano di un calciatore e poi va ad un compagno che segna, anche se c'è immediatezza, cosa che oggi comporta l'annullamento, la rete sarà valida. Ed è tutto, a più tardi. New Radio Network. Eh sì, di nuovo in diretta, ora veramente ci lasciamo. Michele, vorrei da te un purpurisi di questa settimana, come l'hai vista, e poi facciamo fare i saluti a Ferdinando e a Tony Cortese, va bene? Questa settimana è una settimana anomala in senso lato, secondo me. Da un lato perché stiamo vivendo un festival di Sanremo, quindi il festival principale, potremmo dire, del nostro scenario artistico-musicale nazionale, inedito. Inedito così come è stata la vita di quest'anno. È una settimana particolare perché con il DPCM che entra in vigore oggi, stiamo per riporci in un nuovo modo di, anche se molto simile al precedente, un nuovo modo di affrontare la questione pandemica, cercando di superarla e, come giustamente diceva Ferdinando, cercando di fare in modo che i prossimi mesi siano gli ultimi su cui preoccuparci e poi rivivere questa cosa solo con un sorriso. Questa settimana è stata l'occasione per tanti artisti e protagonisti del territorio, della musica locale, non solo, per dire la propria. È stata anche l'occasione per vivere direttamente attraverso la radio un contatto col primo cittadino che, ahimè, purtroppo, come tanti altri, è stato, e si spera esca subito da questo problema pandemico, coinvolto in questa fermata, in questo blocco forzato, anche se dalla trasmissione a cui facevi cenno ieri sera l'abbiamo visto molto bene. Questo ci non vuole che rilassarci, darci conforto e augurargli di ritornare in prima persona, in presenza, subito alla guida della città, perché una città ben guidata, una città
guidate in presenza è quello che noi di cui noi abbiamo bisogno, perché Maddaloni purtroppo, come il resto del territorio, sta vivendo non bene questa situazione. Un grazie a tutti quelli che sono intervenuti anche stamattina, ma non solo stamattina, anche nei giorni scorsi. Un augurio affinché tutti possiamo ritornare in presenza, io per primo al tuo fianco in quello studio a ricordare i vecchi tempi, a intervistare protagonisti anche della politica locale nazionale che sembrano scomparsi negli ultimi anni e mesi. E niente, io, come sapete, vivo professionalmente a contatto con i bambini. La scuola sicuramente sta soffrendo tanto, e soprattutto i bambini con bisogni speciali. Tutti sostanzialmente abbiamo bisogni speciali, nessuno può essere considerato normale, tra virgolette. Ognuno ha le sue eccezioni, le sue peculiarità. Chi più, chi meno, chi le vive in un modo, chi non riesce a viverle in modo così sereno e spensierato e con difficoltà. Speriamo che questa cosa possa superarsi quanto prima, e l'esortazione, l'invito ai miei tanti colleghi è quello di non demordere. Fanno un lavoro molto importante, con tanti sacrifici, soprattutto in DAD, che per alcuni potrebbero sembrare le 2 o 3 ore in diretta, 4 ore in diretta con i bambini, ma vi assicuro che in presenza ci sono altre 2 ore di programmazione di lavoro quotidiano, e a distanza diventano 4 o 5 ore di lavoro, per cui parliamo di un'attività che non tocca le 8 ma anche le 10-12 ore quotidiano, per dare una normalità alle generazioni del futuro, alle generazioni che si devono animare, devono vivere con una buona musica, perché la musica aiuta anche l'apprendimento, la musica aiuta a stare bene, e solo stando bene, solo apprendendo, solo sviluppando tutte quelle competenze di cui abbiamo bisogno, riusciremo anche in futuro a vivere serenamente. Grande Michele, grazie Michele. Ora direi di far salutare Ferdinando e Tone. Va Tony, Tony Cortese, vai. Allora, chi inizia, ragazzi, Ferdinando? Grazie ancora. Vai Ferdinando. Grazie a tutti. Ci siamo, sì. Tony? Eccomi, sono Tony, se mi sentite. Ti sentiamo benissimo, forte e chiaro. Perfetto, grazie a voi allora ancora per questa bella chiacchierata, grazie per l'ospitalità, mi fate sentire sempre veramente a casa e sempre legati alla mia amata Maddaloni. Grazie a tutti gli amici, i cugini, i parenti che mi stanno ascoltando e mi scrivono in privato, in particolare Angelo Cusano, che saluta anche Michele Schioppa. Un caro saluto, Angelo. Grazie a tutti voi. Vai, Tony. Su Rete Network. Grazie a tutti. Ciao Ferdinando, è stato un immenso piacere. Io vi ringrazio. Ci vediamo e saremo il prossimo anno. Senz'altro. Io vi ringrazio naturalmente. Ciao Michele, intanto. Ciao Michele, grazie. Vediamo a presto, ciao. Bene, carissimi ascoltatori, io voglio ringraziare tutti quanti voi, però consentitemi, io voglio ringraziare quelle persone che in questo momento stanno dall'altra parte del vetro, quelle che ci hanno dato la possibilità di trasmettere. Io vorrei iniziare da Morena, Servidei da casa, poi la nuova entrata di Vincenzo Pace, che è così preciso, così perfetto. E poi l'amico carissimo, l'amico del cuore, che mi fa tanto soffrire, mi fa tanto arrabbiare. Beh, è un grande, Antonio Sferragat, che grazie, Carlo, dà del tempo prezioso alla sua famiglia, in particolar modo alla moglie, ai suoi 3 bei figlioli. Vai, te li faccio salutare, vai dal vivo. Io ringrazio voi per i saluti. Altri non ti sento tu. Ringrazio voi perché date questa disponibilità a tutti, e soprattutto ringrazio la radio e il nostro editore Vincenzo Di Nuzzo, che ci dà la possibilità di fare queste cose. E do un abbraccio fortissimo a mia moglie e ai miei figli a casa, che purtroppo in questo periodo mi stanno vedendo poco, perché impegnato per il mio lavoro e per la radio. Intanto voglio ricordare agli ascoltatori che abbiamo tra poco in linea
E grazie sempre ad Antonio Sferagatta, Manuel Giancale, il nuovo nostro collaboratore che da Sanremo ci dà le ultime notizie. Io vi ringrazio e vi do l'appuntamento alla prossima. Sanremo Live, in diretta dal Festival. Ciao e buon sabato anche dalla nostra Sanremo Live. Sono Manuel Giancale, dico nostra perché Adriano Matteo è già pronto.